Roberto Furlotti, direttore generale di CIPAT Abruzzo. Abbiamo effettuato insieme un percorso per far vedere come viene portata avanti la formazione in luoghi speciali, sono le grandi cooperative, nel caso specifico le cantine sociali. Ne abbiamo visitate due e abbiamo verificato sia la formazione per la sicurezza, ma anche la formazione per nuove figure professionali che devono guardare al futuro. Ma questa che tu hai richiamato come attività rientra nel progetto Bacus finanziato dai fondi interprofessionali. L'obiettivo di questi progetti è, come hai detto tu, garantire alcuni standard che per le aziende produttrici sono fondamentali. La sicurezza è uno di questi, ma anche la qualità, l'esperienza e soprattutto l'attività di informazione, che è fondamentale. E noi, da un punto di vista, diciamo, tecnico, abbiamo sviluppato con i dipendenti, ma anche con le strutture dirigenziali di queste due realtà aziendali, un progetto che ha avuto come obiettivo primario quello di far crescere la competitività di queste aziende. Allora, questo progetto Bacus è un progetto, ovviamente lo dice il nome stesso, rivolto al vino, e più volte abbiamo messo in evidenza come sarà importante pensare ad altre figure che pian piano si vanno affermando, penso ai manager dell'export. Sì, sicuramente questo è stato uno degli obiettivi, ma siamo partiti da un livello ancora più piccolino, più basso, cioè il rapporto con i clienti, con i destinatari finali, quindi organizzare per esempio un qualificato punto vendita, un laboratori assolutamente finalizzati alla valutazione sensoriale eccetera del prodotto vino, ma anche dei suoi derivati, perché questo è un momento in cui le aziende devono diversificare il loro essere aziende, e quindi poi abbiamo affrontato i temi dell'internazionalizzazione, dell'import, dell'export, della filiera corta. Questi sono stati gli oggetti non solo di dibattiti e di incontri, ma anche oggetti legati a prospettive future. È tornata anche la tecnologa alimentare, che è una figura per voi molto importante anche in questo progetto Bacus, che peraltro si è occupato certo di vino, ma anche di olio extravergine d'oliva. Sì, abbiamo fatto tutta un'attività di supporto a quello che è il prodotto vino in quanto tale, quindi i trasformati, i derivati. Abbiamo fatto laboratori sulle gelatine, perché una di queste è utile al mercato, no? Perché normalmente uno, quando pensa a uva, pensa immediatamente vino, ma abbiamo allargato anche un altro prodotto che per quel territorio è molto importante, che è l'olio extravergine di oliva. E siamo partiti da due attori particolari, i bambini che con dei laboratori dedicati li abbiamo in qualche modo formati, ecco, usiamo la parola visto che parliamo di formazione, li abbiamo formati ad avere quelle competenze sulla qualità del prodotto, sul suo senso, sul suo profumo. E la stessa cosa abbiamo fatto con le gelatine, con le marmellatine, e la scuola è diventata il momento di l'interlocutore principale, perché questa pratica, buona prassi, chiamiamola così, dovrebbe essere sempre più praticata. Dottor Furlotti, ormai ce lo ripetiamo sempre, lo sanno tutti, l'Europa ci ha voluto anche investire sulla formazione e quell'altra definizione che viene appoggiata adesso a quel termine, che è competenze, è sempre più importante, non soltanto nella base dell'istruzione, diciamo così, curriculare delle scuole, ma proprio qualcosa di più che sia utile per dare la possibilità a molti giovani di introdursi nel mondo del lavoro con efficacia. Sicuramente la grande discussione che oggi si è aperta in Europa, ma anche nel nostro paese, sul poter certificare le competenze, sia quelle specifiche che anche quelle trasversali, è diventato un
un tavolo aperto su cui si confrontano normalmente enti ed istituzioni, ma anche gli attori della formazione. Oggi vengo proprio da una riunione in Regione Abruzzo dove si è discusso di come certificare le competenze. Oggi un lavoratore, se prendiamo ad esempio una delle due cantine, per certificare la propria competenza deve avere qualcuno che queste competenze le attesti, e siccome oggi ancora è aperto il dibattito su chi può e chi deve certificare le competenze, viene fuori un messaggio molto importante, che fare rete tra istituzioni pubbliche e istituzioni private su questo tema diventa un oggetto che potrà dirimere questa chiamiamola difficoltà, no? Nel riconoscere, nel certificare quello che uno nella vita ha acquisito e che dovrà ancora acquisire. Questa è la partita, si gioca su questi livelli, tant'è vero che i prossimi avvisi dei fondi interprofessionali avranno come struttura portante e premiante quella di chi e come certificare le competenze.